Buonasera, buon pomeriggio. Ciao a tutti, amici miei, come state? So che non ho molta credibilità io con questa felpina, però va bene. Madonna, ragazzi, sei già a livello 2 io qui. Allora, da dove partiamo? Da Ganondorf, andiamo in contrario. Grandissimo padre, sono il gol di tutti, comunque vado nei tornei, i risultati sono soltanto numeri. Apprezzo. Però, insomma, bisogna cercare di fare bene, Assolutamente. Tun 66esimo mese, Tatanka, grazie mille per i 10 regalati, grazie mille, Setta. Se fate, si fa un po' di chiacchiere, vi spiego un po'. Ciao Ambu, Shadow, Lorgez, Leonardo, ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti, grazie Ninni, come stai? Sono contento per il risultato dovuto da 3 passamontagnato, mi finisce, ha cambiato modo di reagire a questa cosa. Sì, ora vi spiego tutto, vi spiego le partite, vi spiego anche il mood, perché, da cosa deriva, insomma. Quindi grazie mille, Chiappe di Nappa, Wishdem, Blacums che regala, Warang, un altro 66esimo, Ele Sofi quinto, Trinky, Dringy Del 19, Mollusco quinto, Chris ottavo, Silver che era stato il primo oggi, 33, non ce la faccio a starvi dietro, siete già a livello 4, Proto, grazie mille, Koro Sensei 19, benvenuto Leonardo, mi aspettavo di vedere Villa pure qui, no, fate salvi. Ciao Setta, è stato un piacere onore incontrarti e scambiare due chiacchiere. Io guarda, nessun problema. Come stai tu soprattutto? Dice Dino Saetta. Io bene. Ciao Charlie! Qualcuno ha visto mia. Oddio mio, ragazzi. Quanti aneddoti questo weekend. Questo è un weekend da ricordare, ragazzi. Ciao Bruno, grazie mille ragazzi, grazie Brittolo, Salvo, 2 anni, Nonno Pardo, Koic, 37, grazie ragazzi, Proto, grazie mille, ciao Larry, Cassi, Graffetta, mamma mia, quanti siete ragazzi, nemmeno avessi vinto l'Ewick, mi fa piacere questo ritorno. La benzina ha abbandonato il corpo, sì, assolutamente, anche se ieri abbiamo fatto un rabocchino perché siamo fermati all'Arena Piola, una birretta con ragazzi che erano con Saidone a guardarsi Lewick. Ciao Henry the Third 26, immagino già a Stoccolma che livello si possa raggiungere. Sì, ora vediamo. Ovviamente l'occhio di Saruman è già rivolto verso Stoccolma, assolutamente. Fanno, ma quella felpa bellissima, l'ho trovata al Pokémon Center di Londra, dove appunto ci sono stati i mondiali 2022, dove abbiamo missato i famosi Willow Wisp. Allora, in nome dell'autoironia, ho voluto comprare la felpa di Sableye, perché mi sembrava proprio perfetta per me, perfetta assolutamente. Infatti ho missato anche un Willow Wisp. Perché mi è stato mandato un messaggio? Non lo so, Walf, probabilmente perché hai scritto un Caps Lock. Ma non ti conviene giocare roba con meno probabilità? Ma Valerito, sì, io avevo un team super safe in realtà. Io avevo due mosse che bissavano in tutto il team. Una Blinkwistorm e una Willow Wisp. Niente. Se giochi Tornadus, giochi Blinkwistorm. E non ero l'unico a giocare Tornadus. Ciao Verrule. Questa felpa chiama un Quash. Ciao Vavi Farm. Ci canto il terzo dell'avventura in live. Bentornato. No, non ve lo canto io in live, ma ve lo canterà presto qualcun altro in un altro posto. E fra poco vi dirò anche dove, quando e perché, ragazzi. Bollono in pentola tantissime cose, tantissime. Ciao Puglia, grazie mille ragazzi, grazie mille. Siamo già quasi a livello 5 di Hype Train. Grazie Jack, dobbiamo rimpinguare i nostri abbonamenti e tutte le volte che facciamo una trasferta ovviamente scendono, perché chiaramente non siamo ai posti di combattimento, non streamiamo, però insomma vedo che voi non solo non vi dimenticate di me, ma anzi poi ci mettete il carico per recuperare, quindi vi ringrazio. Grazie infatti anche a Tatanka, insomma, ancora, che ha regalato 10 abbonamenti. Ciao mister, come ho giocato mister? Grazie Andre Manda, regala appunto un abbonamentino. Ciao Fra, bentornato a casa, testa uno Lulu e attaccare. No, prima c'è, dobbiamo cercare di fare bene a Stoccolma, perché Stoccolma non sarà soltanto la Madonna, Yves, anche lui, 10, grazie mille ragazzi, grazie di cuore. Grazie mille, come è stato il rientro? Molto comodo, anche perché abbiamo volato Unit Airways, che aveva un collegamento diretto molto comodo, proprio Liverpool, London City Airport to Linate, quindi
Grazie Yves, grazie di cuore, grazie, spero di rivederti alla TARL. Ciao Spotro, anzi sì, che dico, che stupido, se già hai scritto. Quindi sì, se non muoio prima uscite. Spotro ventesimo, grazie Spotro, grazie ragazzi, grazie, Amanda che regala ancora, Cassi, grazie, grazie, ciao Rem Guzzi. Pardon, dice sia solo meme revive a Blessing con Uber che possa essere buono, ma non lo so, non ci avevo ancora pensato, devo essere onesto, il fatto che revive a Blessing con un Uber magari possa effettivamente, boh, potrebbe essere. Caligares, quindicesimo, lui va di livello 2, lui va di livello 2, grazie, grazie, ciao Salvio, ma questo è Ewic? Beh, allora ragazzi, cominciando a parlare di Ewic, parlo riassunto delle tre loss, turbo miss in tutte e tre, comunque non che Team Edwards avesse una switch troppo diversa da quella di Medina. Team Edwards è uno dei tre che è masculato, per esempio, peraltro. Sì, sì, ora non si parla male degli altri giocatori. Diciamo che è stato abbastanza, come dire, dal mio punto di vista un po' sorprendente che addirittura arrivasse in finale, ecco, anche per come ha giocato contro di me. Però, oh, nel senso, niente, lui ci è arrivato, io no, quindi... No, raga, vi spiego banale banale, perché comunque sono contento da molti punti di vista. Veramente, è stato uno dei weekend più belli da quando gioco. Eppure, probabilmente una delle delusioni anche più... Cioè, sarebbe potuto essere, grazie a JJ, una delle delusioni più scottanti. Perché, insomma, passare da 6-0 a 6-3... Anzi, penso di non aver mai fatto una cosa del genere. Quindi... Però allo stesso tempo non riesco, non riuscirò a guardarmi indietro un domani a pensare a questo weekend di Londra con il sorriso sulle labbra per tutto quello che abbiamo vissuto fuori dal campo, ma vi dico anche dentro il campo, proprio lato giocatore, eh? Quindi non è soltanto stata una bella vacanza, perché poi comunque è tutto stressante, per l'amore del cielo. Grazie Crazy Atlas, come sto? Bene amico mio, molto bene, un po' stressato e stanco, però... Appunto, ora vi racconto, ci facciamo una chiacchiera. Pardone, complimenti per la top 100 su 974 master, ricordiamolo, dice Yves. Io lo ringrazio, il mio avvocato numero uno, però... Mi sta stretto. Però, mi fa piacere come tu abbia preso il risalto nella questo torneo da vincere, la testa a Stoccolma. Sono tutti da vincere. La mentalità deve essere quella, devono essere tutti da vincere, però... Bisogna anche, no? Il tuo amico è riuscito a spostare il matrimonio? Gli esci aprono l'iscrizione, si vuole bene, ci si vede a Stoccolma. Ora vi racconto. Grazie Lore per il sesso, come detto, grazie di Cluk. Finalmente ti seguo in diretta dopo mesi di studio intenso. Peccato per il weekend, ma comunque occhio di tutta. Ma non dispiacetevi davvero per il weekend. Ora, ragazzi, vi racconto. Ciao Saruma, mi dispiace per la delusione sportiva di Lomba, però fa piacere che tu ti sia goduto comunque fine settimana. Grazie ragazzi, vi voglio veramente tanto bene, anche a questo giro mi avete letteralmente intasato l'Instagram, aperta parentesi, per proprio supportarmi. E quella è stata una delle cose che peraltro me l'ha fatto anche prendere bene, eh? Quindi insomma, grazie davvero. Lorenzo regala 5 abbonamenti, io lo ringrazio, grazie mille ragazzi. Ho messo anche un sub goal bello importante per rimpinguarci un po' e non per spremervi sull'onda dell'entusiasmo, assolutamente no, ma perché immagino che ci siano di base molti rinnovi magari lasciati lì, e poi magari se qualcuno di nuovo vuole abbonarsi, così risaliamo un attimino. Allora, sono contento per... Partiamo... Ah, poi oh, raga, il menù di oggi è ricco, perché dopo io voglio vedere con voi queste cose qui, eh. Queste sono tutte carte che mi sono arrivate da High Grading. E ci dobbiamo vedere che voto hanno preso. Ci sono delle bombe, sono tutte le carte mie di infanzia, più quelle anche che ho preso in Giappone, c'è cioè quella dei mondiali. Io non so niente dei voti che hanno preso, quindi ce le guardiamo insieme. Ma questo dopo, Grazie Zanka! Grazie dei 50, grazie mille raga, siamo addirittura quasi a livello, siamo a livello 6, quasi a livello 7, grazie. Lingotti d'oro praticamente, qualche carta di quelle è un lingotto d'oro per davvero. Altre invece magari sono carte di infanzia mangiate dai topi, immagino abbiano preso 2, 3, 4, però per me comunque saranno lingotti lo stesso. Ciao Ref, grazie a tutti. Allora, sono contento
Perché l'obiettivo di questa mia stagione, mentre che Raster Painting ne regala 5, Raster Painting vuole il livello 7. Grazie Aster, grazie di cuore, veramente. Grazie a tutti ragazzi perché che contribuite. Tosco Polacco 5, grazie, grazie bimbi, grazie veramente. Grazie. Sono contento perché l'obiettivo mio di questa stagione, ciao Porjack, è quello, era quello di tornare a poter stabilmente sedere al tavolo dei grandi e confrontarmi ad armi pare. E devo dire che piano piano, con tanto lavoro anche, che io ci sto mettendo veramente tanta, tanta dedizione, perché io mi sto allenando veramente tanto, 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 tanto con Edu, con gli altri ragazzi del team, e anche quando faccio coaching con i miei ragazzi, è allenamento anche quello. Grazie Combo Breaker, grazie Blackuns, Salamandrog, grazie mille ragazzi, grazie mille. Yves, fermati, fermati, ne regala 5, grazie Lord Tipo, grazie, livello 7, livello 7. Guido, 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 grazie Light Spark, grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. E quindi siamo partiti noi con Liverpool, dove abbiamo fatto un ottimo torneo dei due. Dortmund, vabbè, manco starvelo a dirgli, insomma, siamo stati per tutto il weekend sulla cresta dell'onda, primi, Swiss, diciamo. E paradossalmente non si era detto livello 7 il Pardo viene a Bologna. Mi fate perdere un amico, ragazzi, mi fate perdere un amico. Però mi sto organizzando per riuscire a fare tutte e due, vi dico solo questo. Ora, calma. Grazie Lorenzo ancora per i 5, grazie veramente ragazzi, siete fenomenali. Come faccio a prenderla male quando io alle spalle una community come voi? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Questo weekend io, devo essere onesto, signor Pilli, grazie. I primi 6 round, poi arriverà il report, arriverà tutto. Io non ho affrontato grandi nomi come magari posso aver fatto anche già dal quarto, quinto round di Dortmund, dove feci 9-0. Ho affrontato tutta una serie di buoni giocatori, per l'amor del cielo, ma già a partire anche dal primo round ho beccato un ragazzo italiano che già di per sé è un sinonimo di qualità. Infatti ho perso game 1, mi sarei potuto un po' demoralizzare in altri tempi, lasciare abbandonare al fatto eccoci, oggi si parte male, sto torneo è già partito male, invece palle ferme con un matchup mai facile come Farigira a Forza Luna, peraltro con condito da Zapdos Galar, quindi mi legava e non poco anche le mani. Invece ho ribaltato la best of 3, ho giocato con grande serenità, non senza difficoltà, ma insomma ho vinto. Quindi senza comunque aver affrontato grandi nomi ero 6-0, va bene? Poi davvero ragazzi, senza nessuna voglia di piangersi addosso, e anzi a questo giro penso non averlo proprio fatto nemmeno lontanamente, oggettivamente ho anche complice la possibilità di avere tante persone che quando gioco alle volte seguono, anzi c'è stata una banda di 3 ragazzi che gli ultimi round, addirittura un ragazzo l'ultimo round era X, magari non mi sembra, mi sembra X5, una roba del genere, ha preso, ha droppato per venire a vedere la partita, mi pensavo, numeri 1, vi voglio bene, grazie. E insomma, le partite le vedevano in tanti e effettivamente gli ultimi 3 round vi garantisco che sono stati round 7, round 8, round 9 fortemente influenzati dall'RNG, e per fortemente influenzati non dico che su 3 game è successo un drop, su 3 game è successo un flinch, cioè proprio round 7 ho beccato Team Edwards, quello che è arrivato in finale, ho vinto game 1, e game 2 a partita vinta mi ha fatto Moonblast drop su Goldengo in game 2, che mi è andato da più 2 a più 1, non ha ammazzato Raging Bolt, perché il segreto che vi avevo detto, ecco, vi ricordate quando vi dicevo nella gara online, ragazzi, ho giocato lo stesso team della gara online, che mi sono convinto essere il team durante la gara online, che vi ho detto ragazzi c'è una cosa che non vi posso dire, ciao Eddino, ma ve lo ricordate? Ma ecco, io in quella versione l'unica cosa che ho giocato di quel team diversa da quello che già sapevo avrei giocato a Lewick era Dazzlinglim su Goldengo al posto di Shadow Ball, che per me e per Edu sapevamo sarebbe stata stracall come cosa, perché ci avrebbe cambiato completamente il matchup contro i Good Stuff, contro Raging Bolt, perché Raging Bolt walla Goldengo, con Dazzlinglim su Goldengo passa da essere in posizione di vantaggio essere in posizione di estremo svantaggio, perché tanto tutta era fairy comunque la fai sempre bene o male con Goldengo,
o quasi molto spesso, diciamo così, Lordsy, my friend, Lordsy, not only you offered me a shot of I don't remember what, but it was very good. Just only because I drink that with you. But now you also had 5 subs, man. Mitico Lordsy, che serata abbiamo fatto, ragazzi. Che serata abbiamo fatto. Che serata abbiamo fatto. Lordsy, you have to come in Italy, we have to drink again. Together, of course, I mean. Not just drink. A bottle of water. Lordsy, my uncle. Grazie, ragazzi. Grazie, Lordsy. Ne regala 5 e peraltro ci fa quasi abbattere il record del canale. Ora però manca 20 secondi e quindi immagino ci fermeremo. Ciao, Cognu. Grazie del Prime. Grazie, Giancam. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille, ragazzi. Lordsy, love you. Message deleted. Yeah, because you write it caps lock, man. We love you, we love you. No problem with it. Ciao Branit, grazie dell'otto. Mitio, ragazzi, Mitio Lordsy, I love you guys, è per voi, ragazzi. È per voi, it's for you. Thank you, Lordsy. What an amazing evening was the Saturday night, right? All together I mean, I think the whole community, whole international community, American, Spanish, Italian, Germans, French, everybody. The Japanese champion, already drunk, so no, amazing. Mike Rivery, grazie dei 5, ragazzi, grazie veramente, grazie da Pepo, Matteus, grazie. UIC was amazing, it was good to have everyone together, yeah, in fact, I was telling the guys my feeling about the weekend, and even though maybe it was could be my worst performance in terms of negative turnover because of 6-0, 6-3. I said that in the future I can't have bad feelings about this weekend, so no problem. 6-0 to C3. Ah, you too. I didn't know about that. Amazing. Okay, we are brother. Bubble brother. Grazie Azra. Grazie a Stacco. Grazie. Stacco alle 23. Perfetto, insomma, c'è ancora tempo. Grazie dei benvenuti, ragazzi, dei Prime. Mi raccomando, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord. Entrate dentro. E niente, vi stavo dicendo. Quindi, per esempio, contro Edwards è andato così. Game 2. Se non mi droppava, avevo tirato Dazinglim, Raging Ball sarebbe morto, invece mi ha droppato, ha resistito e mi ha ammazzato il compagno. Vabbè, si va a Game 3 e poi a Game 3, boh, non lo so, io non voglio fare quello che ne sa di più, per l'amor del cielo, però lui aveva un insigne, era meno 3, e invece che fare parting shot e riposizionarsi, pensavo bene di fare knock-off con un insigne a meno 3, che se non avesse crittato mi avrebbe fatto un danno sega, e io avrei mantenuto ancora momentum perché lui sarebbe rimasto lì, non avrebbe ricaricato l'intimidate e il fake out, e invece mi ha crittato a meno 3 su quello che era il mio pivot offensivo Goldengo, che era soltanto a più 4 in quel momento, e quindi la partita finita, amen. Round 8, ho beccato un giocatore costaricano che in mezzo a un momento community weekend particolarmente bellissimo, è stato forse un po' l'unica macchia anche dal punto di vista della sportività che non mi è piaciuta. Grazie signor Cretinetti, un bacetto. Poiché vinco game 1, game 2 mi scula perché mi critta anche lì. E ora dovrei prendere il quadernino, però poi vabbè, il count delle partite volta a volta ve le faccio nel video YouTube, raga, che poi arriva al solito vlog con le interviste e tutto. Ma più che altro a game 3 su una situazione di Ogerpon al Ogerpon Water terato al 40% a meno 1 contro Incineroar Rabu al 50% contro il mio Tornadus ed Incineroar, faccio Will Wisp su Ogerpon, missando non solo mi muore Incineroar di Avi Kajel, che non ero pieno e lui era a meno 1 ma non ero pieno e con la terra per 2 muoio e quindi diventa un 2 versus 1, ma anche metti critta quella Kajel e col Burn mi ammazza Inzi, io non vinco più
il 2-1 di Liquid Storm, al netto del fatto che magari sarebbero non entrate, per l'amor del cielo, però era molto importante. E lì la cosa che mi ha fatto un po' imbestialire è che non solo mi ha esultato nel viso, vabbè, non siamo tutti uguali, ma poi a fine partita ha detto che non importava, avrebbe vinto lo stesso. Ma amico mio, no. Però vabbè, al di là di quello, amen, amen. La cosa più grave è arrivata a round 9, grazie al CIDE, grazie al 46, in futuro più RNG o più serate? Più serate, assolutamente. T-Bull, mi spiace per Lodan, stai comunque andando una bomba questa stagione, non si molla un cazzo, ma assolutamente, no, assolutamente, testa già a Stoccolma. E niente, round 9 è stato veramente invece proprio... il classico non metterava assolutamente, però poverino, non ho voluto insistere perché ho capito proprio che... qui non voglio dissare nulla, ma ho capito proprio che... fra me e lui in termini di calcolo del danno e di situazioni c'era veramente come fra mangiare e stare a guardare, quindi era come parlare con un muro. Allora vaffanculo, tanto non serviva a niente, cioè ormai la partita è andata. Round 9, più che altro, perché uno che non capisce che di Heidi Hagel a meno 1 scottato su Tornadus fancazzo, capito? Che io basta che faccia Protect, Bliquind, Protect, lui è morto, vabbè, ma amen. Bliquind miss. Grazie Marchino, grazie Veresk. Round 9 è successo veramente proprio una roba folle. Che round 9 va così: perdo game 1 e lo perdo anche male. Lo perdo 4-0. Sbagliavo lead. Perché matchup era non difficile. Perché il bello di questo team che ho giocato è che non avevo matchup difficili. Non la giocavo con tutti. Sul filo del rasoio, con tutti. Però sul filo del rasoio, se gioco come gioco questa stagione, a me va sempre bene. Perché probabilmente fra i due giocatori più forti sono io. E quindi vabbè. Game 2 lo disintegro io, quindi anche lì, vedete, ho dimostrato a me stesso e a tutti resilienza mentale, perché sull'orlo del burrone, no? Con lo spettro del 6-3 sotto di un game, non mi sono lasciato andare, mi sono messo lì con calma, mi sono fatto il mio sorsettino d'acqua, ho resettato la mente e ho vinto game 2. Game 3 ho fatto una partita meravigliosa e... questa situazione sì, ve la racconto nel dettaglio. Sono sotto Tailwind, ho Tornadus pieno e Goldengo a meno 1, perché ho dovuto tirare un Make It Train Blind prima per mettermi in quello spot, al 20%. E lui ha, sono sotto Tailwind, lui ha Ogrepon, fuoco erba, terra già usata al 55%, quindi Liquid Storm morto, e Incineroar al 15%. Dietro a Urshifu al 20% Terra Steel, ma al 20%, quindi anche lui piglia Bliquind morto. Io li chiudo gli occhi, tiro Bliquind, doppio miss. Misso Ogrepon, ma misso anche Incineroar. Ora, se avessi fatto un miss solo su uno dei due, beh, se avessi preso Ogrepon sarebbe già stata vinta, perché con Goldengo contestualmente ho fatto anche Dazinglim, che a meno 1, avendo missato Ogrepon, è rimasto double target e non ha killato Vinci. Se avessi killato, è rimasto a 1 PS, se avessi killato Ogrepon, vabbè che la partita sarebbe stata vinta, amen. Ma il Dazinglim sarebbe diventato single target e avrebbe killato di là. Ma vabbè, avessi killato Vinci e non Ogrepon, sarebbe comunque andata bene, perché il prossimo turno avrei tirato Liquid Storm e avrei... fatto doppia kill, perché avrei avuto ancora un altro turno di team. Invece doppio miss, lui mi ammazza Ogrepon, io il turno dopo ritiro Bliquind, rimisso Ogrepon e ammazzo Inzi. Peraltro, aperta parentesi, sarebbe stato meglio non killare a quel punto, rifare doppio miss. Invece gli ho ammazzato l'unico che gli dà free switch per Urshifu, finisce Tailwind, Urshifu Scarf con Ogrepon lì, o metto Tailwind, ma nel turno metto Tailwind e lui mi fa Ivy Gadget più Ice Spinner, aveva Ice Spinner, e così è andato. Quindi, amen. Dinanzi a queste cose, io cosa posso fare? Cosa posso controllare? Qual è la componente che posso controllare? Non la posso controllare. Quindi, di fatto, non posso che essere contento, perché torno dall'ennesimo major di questa stagione dove sento di aver giocato bene, sento di aver giocato al massimo. Sento che veramente, se non fossero successe queste cose turche, che fanno parte del gioco, così come io devo essere onesto, nel round 6, grazie a Yaki per il 32, grazie Gennaro, grazie ragazzi, grazie veramente, ho evitato
in un matchup delicato contro un Raging Bolt, Life Orb, Terra Electro, ho evitato una doppia Electroweb in Game 2, dove avevo già vinto Game 1 e lì la partita mi è andata in discesa. Magari chissà, se non prendo quell'Electroweb perdo, e poi perdo Game 3 non vado manco 6-0, vado 5-1. Quindi, oh, anch'io ho avuto un turno dove posso dire un game da averlo sculato. Però 1 contro 3. Quindi io non mi posso assolutamente lamentare della mia prestazione, va bene, e va bene così. Quindi, inoltre, neanche da dire avessi un team, cioè, te la sei cercata. Ragazzi, sono arrivati in top 8 team con Team Glue, che devono hitare Catastrofe e Sabbia Tomba, se missano hanno perso. Io invece avevo Liquid Storm e Willow Wisp. E è andata bene, infatti, tutto il weekend. Cioè, non avevo veramente altre mosse che mi stessero nel team. Quindi io sono contento, veramente, perché in questi anni non c'era niente di più. Grazie Matt, grazie mille. Gli europei ci hanno rimesso la scimmia di tornare. Ma sì, ragazzi, è bellino sto giochino in fondo. È bellino, anche per quello che appunto poi succede il sabato sera. Quindi io sono assolutamente, come vi posso dire, contento del fatto che sto facendo un percorso che sta pagando. Poi anche con Edu ci siamo confrontati a fine torneo, perché poi abbiamo portato due versioni differenti del team. Però ambedue più che altro eravamo contenti molto della preparazione che avevamo fatto. Cioè, ci stiamo trovando molto bene a allenarci insieme. Avete presente quando c'è un'alchimia che funziona? Ecco, quindi siamo contenti, andiamo. Magari Stoccolma farò cagare, ecco, poi perché è un nuovo meta, che ne sai. Però cioè io voglio arrivare alle Hawaii, come vi ho detto quest'anno, arrivare alle Hawaii sapendo anche proprio in cuor mio di poter essere uno che può farcela serenamente, impegnandosi, facendo una prestazione incredibile con un team, no? Perché poi per vincere i mondiali devi essere bravo, fortunato, ti deve girare tutto dentro. Quindi io sono veramente sono veramente contento, ecco ragazzi. Cioè, chiaro, poi ti svegli il sabato mattina, grazie Pastri, grazie mille, ti svegli il sabato mattina, vai alla venue, vedi nell'area dei due i ragazzi che giocano e dici cazzo, ti senti defraudato ovviamente, perché dici cazzo, io potevo essere lì, no? Assolutamente sì. Però, poi, virgola, vai a capo e dici, però cosa avrei potuto fare di meglio? Vedete, c'è sempre, anche in tornei che vanno particolarmente bene, per esempio Dortmund, io ho qualcosa da recriminarmi, onestamente. Io quella top 8, dove sono stato sfortunato, avrei però forse potuto giocarla meglio. Va bene? Sì. È oggettivo, perché Game 1 l'ho perso senza Axe. Quindi, se io magari Game 1 lo vinco... Game 2 l'ho perso senza Axe. Se Game 2 lo vinco, si va a Game 3. Primo masculo nei Game 1. Qui, a questo giro, io... Eppure no, a Dortmund, prestazione dominante. 13-1. Cazzo, cioè... Perfetto sei stato. No. Qui invece io veramente non ho da fare nessuna mia colpa, né in termini di team building né in termini di... Le scelte che avevo fatto di team building erano giuste. Sono contento, ecco, vi dico la verità. Poi c'è l'extracampo, anche quello che mi fa essere contento, insomma. Se volete vi racconto, per l'amor del cielo. Perché poi il bello è anche quello, bisogna mai dimenticarsi che è un giochino. Chiaro, io gioco... anche per inseguire un sogno, lo sapete, voi compartecipate con me a questo sogno. Però ciao Pardo, mi spiace per come sia finito Lewick, ma sono felice comunque di vederti contento. Ma sì, infatti, è per... no? Appunto. Tutta colpa di Sadio, ti ha fatto consumare tutta la tua fortuna mercoledì scorso. Sì, quelle tandoori la sapevamo tutti che le avrei cacate, ragazzi. Pardo, invece hai pensato se andare al Nike? Allora raga, io ci ho pensato, ma per il weekend del Nike ho un problema grosso, ossia che forse non riuscirò neanche a essere a commentarlo il Nike. Devo capire e vedere, perché io il weekend del Nike ho da andare a piacevolmente presenziare a un evento per Ital Basket in collaborazione con la quale voi sapete io collaboro con NBA. Io lavoro anche con la nazionale italiana di pallacanestro. Abbiamo aperto quasi ormai 2 anni fa un progetto, un cammino insieme, dove abbiamo aperto un canale tematico ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, si chiama Ital Basket Official, e lo trovate su Twitch, e io sono uno dei volti
che appunto porta avanti questo proselitismo per quanto riguarda il, la pallacanestro. E quel weekend lì ci sono le finali nazionali junior NBA, e io dovrei probabilmente essere a commentarle, e quindi bisogna che assecondi, ovviamente più che volentieri, anche l'altra mia anima, non solo professionale ma anche passionale, che è quella relativa a un evento poi così prestigioso come l'NBA. Quindi insomma, voi potrete capire, penso siate contenti, anzi venite anche a seguirci, se volete, quando io poi via via ve lo dico nel gruppo Telegram o su Instagram, quando sono in veste commentatore sportivo cestistico. Ciao Doc, che piacere averti visto, dottore, mitico dottore, tutte le volte vado a Londra, dottore, un bacetto al dottore. E quindi niente, ho un po' un problema, mi sarebbe se no piaciuto andare, ovviamente sì, però vediamo, vediamo un po', vediamo un po'. Dottore che peraltro ha giocato i primi round e poi gli si è rotta la Switch perché gli si è aperta la bottiglia dell'acqua nello zaino, e quindi alla Switch gli è andata in bagnomaria. Meraviglioso. Pardon, ma tu potresti riuscire a ottenere abbastanza CP per ottenere turno regalato al mondiale? Senti, io ho 520 e qualcosa CP, perché comunque poi questo weekend ne ho presi altri 100. Vi dico la verità, non penso. Allora, non penso, in realtà è relativo, ce la potrei anche fare, dipende molto come va Stoccolma. Dovrei riuscire a fare Stoccolma e Bologna, e maxare tutti i mid-season, che io al momento non ne ho di risultati ai mid-season, cioè ho un secondo posto e una top 8. Mi mancano ancora dai locals potenzialmente ancora 250 punti, non sono pochi, quindi se riuscissi a fare una top 4, una vittoria, insomma, secondo me il cap per la top 16 è più di 1000 a questo giro, però lavoro più sull'avere il turno regalato, lavoro più sul, invece di fare Wallet Warrior, lavoro più su allenarmi. Bologna, ma non hai matrimonio? Sì, c'è un matrimonio, però sto provando, c'è una novità che vediamo. No, non vi preoccupate, gli amici stanno ancora insieme, ecco. Purtroppo era, perdono, te l'ho scritto su Telegram, ma è meglio sul suo piano. Comunque peccato per come è andata, ma bella run, grazie Pinnas, grazie Fede, tranquillo, grazie amico mio. Sì, c'ho tutti i social straintasati, piano piano ho cercato di rispondere via via, però non muovendomi in treno questo weekend, ma in aereo, non hai connessione, in macchina, e quindi poi devi guidare, non ho avuto tempo di riuscire a rispondere a tutti, ora piano piano, come purtroppo, no, assolutamente, cioè, vediamo, si mollino, cioè, adesso, niente da... mi sposano allo special, non mi prometto nulla, ma insomma, solo 6 mesi fa eri triste e meditavi di lasciare il canale, guardati ora, guardate ragazzi, cioè si sta male quando... Cioè io allora ho visto crescere questo circuito, va bene, ai suoi albori, e ai suoi albori anche ho vissuto esperienze e raggiunto anche risultati che poi sì, si sono ripetuti nel 2015. Ciao Katox e ciao Ginger, grazie ragazzi, grazie mille. La tempesta di merda, sono d'accordo. Poi dopo qualche anno, se ci stai, cioè se non arrivano, ci stai male, cioè, quindi diventa un rapporto tossico, capito? Solo nel 2015 sculasti, certo Moni, certo, esattamente. Certo, è giù, vero, sì assolutamente, grazie Jacopo. Bacon, cheese, onion, chicken, onion, BCO per me è il panino del McDonald's, c'è poco da fare. E era la lezione di econometria all'Uni, apro Instagram, vedo storia del pardo 5-0, urlo, sì, in mezzo alla lezione, tutti i cicloni mi guardano male, ho provato pietà per loro, non potevano sapere. E peraltro ragazzi, ho scoperto a cena questa storia incredibile che mi ha raccontato Edu, perché io a cena sabato sera eravamo a cena al thailandese con Charlie, insomma tutti i ragazzi, Angelo, Dede, Edu e Zin, e cioè Kimura, che abbiamo fatto amicizia anche col campione in carica, perché era amico di Edu, allora ha fatto banda con noi, e gli ho raccontato a Edu, che non la sapeva, la famosa storia, profezia, quella che mi fece
il babbo di Alex Gomez nel 2015, nel momento di massima, proprio di massimo, che insomma immagino sappiate tutti. E Edu mi ha detto: guarda, allora la vuoi sapere? Ho da raccontarti anch'io il mio Nazionale 2015. Io c'ero e anche per me è successa una roba simile ma al contrario. Cioè che lui era carichissimo, era primo nei tornei online, era primo sui suoi cose, cioè, arriva e tipo ha perso il primo round perché gli si è rotto lo schermo della Nintendo 3DS, perché a detta sua aveva preso umido da un panino che aveva, hot sandwich che aveva nello zaino. Poi l'hanno sculato game round 2, cioè insomma è uscito di scena per delle robe folli. E io gli ho fatto: vedi, allora la manina dall'alto ha funzionato, perché se te magari non prendevi un panino hot ma prendevi un panino secco, non prendeva umido la Nintendo 3DS, e magari io non vincevo il nazionale, quindi va benissimo così. Waypad, so che non è il tuo caso, ma come funziona se i tornei siano minorenni? L'accompagnatore a cosa serve? Allora, l'accompagnatore in realtà neanche serve. L'accompagnatore serve se devi andare in Gran Bretagna, dove proprio per muoverti devi spostarti con un accompagnatore, proprio per motivi doganali di extra Schengen. Ma altrimenti tu puoi andare da minorenne, 15, 16, 14, 16, 17 anni a un torneo serenamente senza accompagnatore, non c'è bisogno. Ma Edu l'hai conosciuto per il video che avete fatto insieme anni fa o l'hai conosciuto prima? No, Edu, io ragazzi non mi sono mai fatto problemi a andare alle persone e presentarmi e conoscerle, perché mi piace questo giochino viverlo così. Edu, quando lo commentavamo nel 2016 con Saidonia, grazie Fass, come disse mia nonna, mi piacciono molto i detti delle nonne, se insisti e resisti raggiunge e conquisti, non mollare. Bellissimo questo, bellissimo, ne farò tesoro. Nel 2016, no, nacque il famoso Cugno e Forte, fece top 4 ai mondiali, e poi quando l'anno successivo lo vidi a un torneo, andai lì, mi presentai, dissi: oh, comunque congratulazioni, insomma mi piace come giochi. Lui questa cosa apprezzò, gli dissi del discorso del meme Cugno e Forte, e lì insomma nacque già un po' di acchimia, nel senso che ci si salutava ai tornei, però era finita lì. Poi paradossalmente a Porto Vero è nato ai mondiali del 22, quando ho vinto 3-0, ma sulla Sleeves ho scritto che ha vinto 2-1, perché ha vinto lui 2-1, e perché lui fu molto carino nei miei confronti, perché venne proprio per il giro del tavolo, mi dette la mano sulla spalla, mi disse: guarda, mi dispiace, avresti dovuto vincere 3-0. E io, niente, la presi bene questa cosa, mi piacque l'onore delle armi. E poi niente, poi chiaro, quando è entrato nel team acqua abbiamo cominciato a maggior ragione a frequentarci di più. E niente, tutto là. Ma insomma, sta nascendo anche una bella amicizia. Mi fa molto piacere questo. Più delle altre cose. Perché poi alla fine, un domani, quando smetti, sono queste le cose che rimangano. Ecco. Non preoccuparti, padre, posso spacciare tutti i detti che ricordo. Molto pochi. Non so, Fass. Mia nonna diceva che quando se ne va un anziano, chiude una biblioteca. Pensa te. E poi non fatemi parlare più di mia nonna, che se no mi metto a piangere. Bentornato Pardo, grazie Heinz, sono qui. Quindi senza quei Willow Wisp missati Cugno non sarebbe nel team acqua. Forse no, Ganondorf, che ne sai? Forse no, quindi vedi, alla fine nessun mal viene per nuocere, altro detto. Visto che ne hai accennato, prima o poi penserai di smettere, cosa credi che farai dopo? Bah, allora Light Spark, ci ho pensato anche in questi viaggi di ritorno. Per il momento mi godo la Tailwind, il vento in coda da tutti i punti di vista. Poi perché dovrei, nel senso, c'è stato un momento questo weekend dove ho capito che non era ancora giunto il momento di smettere. Ma molto banalmente ero in aeroporto con Charlie alla destra, Charlie a sinistra e Angelo a destra, e abbiamo visto, perché eravamo già andati in aeroporto, la cerimonia di chiusura dove sono state annunciate le date delle Hawaii. Ecco, quando è partita la clip delle Hawaii e hanno fatto vedere Charlie è in chat, vi può garantire la cosa, hanno fatto vedere la clip
con l'artwork a livello dei mondiali della UE, a me è venuta la pelle d'oca. Infatti gli ho fatto: Charlie, guarda, fin quando è così va bene, è andata così, vero Charlie? E quindi fin quando mi emoziona, fin quando ho voglia di comunque prendere giovedì, partire, farci 4 ore di macchina, prendersi in aeroplano, ammazzarsi, andare da un'altra parte, preparare le team, fare cose, va tutto bene. Quindi aveva tutti quelli del braccio, raga, e forse non solo quelli. No, sotto sono perfettamente mio nonno, quando non vincerò, mi diceva: solo i perdenti fanno abbattere la sconfitta. Ma era demente. No, ora, povero. Siete delle teste di cazzo, veramente, veramente. Oh, raga, continuiamo questa bella chiacchiera, assolutamente. Ciao Venus, perché mi piace. Ma nel mentre, secondo me ne nascono anche altri aneddoti. Alziamo via via a caso una carta gradata, vediamo cos'è, perché ci sono molte carte. Ho gradato le carte con high grading. Vabbè, non è né placement né niente, semplicemente mi sono ovviamente rivolto a Federic e ha aperto il servizio high grading, quindi vediamo un po'. Ne piglio una a caso, vediamo cosa viene fuori. Così intanto che si chiacchiera, perché poi c'è anche quella dei mondiali 2011, e io peraltro non so quanto hanno preso, non so nulla, perché poi hanno fatto questo nuovo modo così. Va bene, andiamo a vedere. Che te vedi la carta, ma non vedi dov'è, di qua, ma non vedi il voto. Questo cos'è? Pokémon 2000 base set unlimited. Ah, Charizard. Ecco, questo sono sicuro abbia preso poco, perché è abbastanza mangiato dai topi. Era il mio Charizard di... Era il mio Charizard, 4, vedi, vabbè, chiaro. Era il mio Charizard proprio del set base, mangiato dai topi. Però ci tenevo assolutamente a gradarlo. Charizard, ragazzi, è sempre Charizard. Ti danno i votini dietro. Poi la nuova Aether scura è veramente figa. Veramente figa. Ah, raga, noi ovviamente stiamo facendo una live, come giusto che sia, al rientro da un'esperienza meravigliosa come questa, molto passionate, ma ci sono anche degli obblighi e degli oneri per quanto riguardano i nostri sponsor. È partita una nuova promo su Level Up, quindi io ora molto velocemente, ma vi ricordo che da oggi c'è il codice sconto Pardini attivo che vi dà meno 25%. Peraltro ho anche fatto fare il command Lev Loop 25, quindi se siete interessati avete il 25 su tutto. È un'ottima promo, perché di solito è il 15. Questa è roba, aspetta, Pokémon 2019 Cosmic Eplex Arceus Dialga e Palkia GX. Vediamo un po'. Sei e mezzo. Vabbè, questa l'ho voluta far gradare per, semplicemente perché mi piaceva. Perché mi ricorda il torneo che ho fatto con Crema Scoli. Bella anche questa, eh? Ciao Tony! Ma figurati se mi abbatto, ragazzi. Anzi, da domani parte la preparazione verso Stoccolma, dove voglio... Crema Scoli top 4 all'Euk. Sì, l'ho seguito e sono veramente molto contento per lui. Non solo perché si è portato a casa Frannino nell'anno dei $17,000, 10,000 lì all'Euk e poi a quel punto anche i 7 del Travel Award verso le Hawaii, ma proprio perché lui, come me, ha vissuto un periodo di mancanza anche di results, che conoscendolo so che l'ha fatto stare male quanto sono stato male io. E quindi una top 4, ragazzi, a un Euk di carte, dove vince praticamente, dice TCG, che gioco è quello dove migliaia di giocatori giocano e poi vince Tord Reclev. Ecco, mi ha fatto veramente 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 piacere, veramente veramente piacere. Guardiamoci questo cos'è. Ah, questa l'abbiamo sbustata insieme in live, mi sa. Baxcalibur, ragazzi, delle Paldea Evolved, ve lo ricordate? Ah, mi trema le mani, raga, ma è normale, a me tremano sempre le mani. Ve lo ricordate questo Bax qui? Cugna come in allenamento? Molto serio, scherzo? No, in allenamento siamo tutti e due molto seri. E là, 9,5. Ecco, questa secondo me è qualcosina gradata così. Che dite? Voi ci capite? Questa è tanta roba, eh?
Ciao Amaro. Allora, questa, guardiamo cosa dice. Dietro abbiamo Surface 9.5, Edges 9.5, Corners 9.5, Centering 9. Voilà. Questa è una bella bombetta a mano. Che altro, questa mi piaceva. E Max Calibur mi ricordava tanto un altro torneo dove sono andato male, ma che comunque ho avuto piacere l'anno scorso, Bochum dell'anno scorso. No, Bochum dell'anno scorso fu... Sì, Bochum dell'anno scorso, quello dove... Scusa, anche lì, vabbè. Per portare il Rain con Bax Calibur e Volcarona. Ciao Doku, sono completamente d'accordo sul discorso del finché mi emoziono continuo. Il torneo personalmente è andato malissimo, le lacrime versate ieri quando sono tornato per la gioia e l'emozione vissuta in questo weekend mi fanno davvero capire quanto sia importante per me vivere questo giochino. Ma infatti, ragazzi, io vi straconsiglio... Grazie Darkan, veramente, grazie mille. È Bochum del 129esimo, esatto, è quel torneo lì. Ma da ogni torneo si impara qualcosa, ragazzi. Vi consiglio di vivervela, i tornei, i VGC soprattutto, vivetevelo il competitivo, vivetevelo live con gli eventi, partecipate anche magari come spettatori. Ciao occhiali, sto tornando in macchina, ancora mezz'ora di guida e noi ti facciamo compagnia, siamo qui che chiacchieriamo, guardiamo un po'. Oh, Blaine's Arcanine, questo è Blaine's Arcanine, questo è quello che avevo nel mazzo che giocavo quando ero piccino, questo sarà si è preso due, è grassa, però non potevo non farlo gradare. Questo è stato proprio un pezzo di infanzia. Questo ce l'avevo proprio alle elementari, ragazzi. Ora vediamo un po' quanto ha preso. Secondo me non da oltre due, veramente. Vabbè. E ho fatto gradare l'infanzia, praticamente, sì. Cosa vi stavo dicendo? Non mi ricordo. Due e mezzo. Ci sta. Di vivere gli eventi dal vivo, sì, no, assolutamente, ragazzi, perché è così... Infatti non vado avanti con la frase dicendovi di iscrivervi alla Team Aqua Research Lab, perché poi se no sembra che vi dia questa cosa per vendervi un pacchetto, ma in realtà alludo anche a quello, onestamente. Anche Mahmood li vuole vivere dal vivo. Lo sapete? Mahmood è venuto. Mahmood era all'Ewick, ragazzi. Lo sapevate? Ragazzi, guardate qua. Guardate cos'è questa. Dark Charizard. Sì, sì, Mahmood era all'Ewick. Lo abbiamo visto in Venue. Io guardo faccio appena, ho appena iniziato da un paio di mesi e grazie a un amico sto iniziando a capire un po' di più giocando VGC. Mi sta piacendo molto, stiamo iniziando a testare un po' di Reg G, tanto per... Ma sì, ragazzi, anche qua non te lo dico per venderti l'abbonamento, caro Tony, anche perché ti vedo spesso in live. Però questo mese soprattutto io ci pigerò forte. Diamoci, con la Reg G nel nostro server in Best of 3. Ok, già domani noi cominciamo, io già domani... No, non giocavo, era venuto come spettatore. 5. Vabbè, ci sta. Anche questa. Però è comunque un Dark Charizard, ragazzi. Prima edizione. Vaffanculo. Una delle carte più belle, una delle mie carte preferite. Io ho ovviamente un feticismo per i Charizard, voi lo sapete. Però so soldi, non lo so, però vedete, insomma, è abbastanza rovinata. Quanto può valere una gradata così 5? Lo sapete, io non ne ho la più pallida idea, vi dico la verità. Comunque già da bimbo ne davi forte con le sculate. No, avevo tante compagne di classe che sbustavano bene. Io, grazie insomma al mio savoir-faire, riuscivo magari a avere un Charizard per un Kabutops. Più altri servizi. Un'altra carta della mia infanzia. Questa l'ho sbustata invece io in vacanza con i miei genitori. Shining Charizard, in tedesco. Shining Raichu. C'ho anche Shining Charizard, peraltro. Shining Raichu. Questa l'ho sbustata io in vacanza con i miei genitori. Mi sembra Norimberga. È incredibile come i Pokémon, ragazzi, ti riescano proprio a
mantenere sempre ogni ricordo. Non so che voto ha preso, attenzione, anche questa dovrebbe essere abbastanza mangiata dai topi. Ma che dici? Una carta d'infanzia che mi prende così? Shirmen des Raichu. Guardate che bello. Dornen der Wirmstorms. Ciao mezza. Bravo topo, bravo. Quanto hai preso tu? Hai preso il face 8 e mezzo, edge 9, corners 10 e centering 9 e mezzo. È costato parecchio la gradatura. Io sono un privilegiato di merda e Federic altrettanto un generoso. Non mi ha fatto pagare un euro, ragazzi. Me le ha gradate tutte in amicizia. Lo ammetto. Potrebbero essere soldi, sto Raichu. Per me non sono soldi, sono ricordi. Poi un domani, se devo vendere qualcosa perché vado sotto un ponte, di certe cose non mi priverò mai. Feraligator, anche questa. Tra l'altro Federic tutto gasato questo fine settimana, ragazzi. Che lui si sente proprio il presidente del Team Acqua. Cioè, si sente proprio tipo il Berlusconi del Milan, no? Come vanno i ragazzi? Siete preparati? 5 e mezzo, va bene. Anche questa, ragazzi, di infanzia. Di infanzia, veramente. Questa è proprio... Però mi è sempre piaciuta l'artwork. Voi non avete idea quante ce n'ho da farvene vedere, raga. Peraltro, e dovete rimanere qui perché dobbiamo scoprirlo insieme, guardate quante ce n'è ancora. C'è quella dei mondiali, c'è quella dei mondiali 2011, c'ho quella della top 8 mondiale 2011. Che quella, se mi ha preso da 6 in su, sono soldoni veri. Ma anche quella è un ricordo. Andiamo avanti. Ah, ma non ci sono solo carte Pokémon. Mezza. Oh, nel mentre, bimbi, siamo a 1510 di 1009, eh? Su. Magic, no. Ginzo giapponese comprata in Giappone, ragazzi. Siete pronti? Harry Maguire! Quelle che vi avevo fatto vedere che ho comprato questa estate ad Akihabara. Uuuuh! 9 e mezzo! Ma che cazzo dici? 9 e mezzo, mezza! Siamo ricchi, mezza! Madonna, guarda là. Mezza. Aspetta, fai uno screen perché se hai bisogno di pugnetta, questo è materiale, eh? Guarda là. Questa, guardatela, a 9 e mezzo. Vabbè, ha preso tutto 9 e mezzo. Full face, edges, corners e centering. Questa è un artwork senza senso, ragazzi. Senza senso. Questa, incazzato nero sto cinzo, ragazzi, eh. Pesco a caso, eh. Lance Charizard V. Qui si va per i giovani. Questa è recente. Il Charizard di Lance. Questo non penso valga. Se vale 10 euro forse è grasso. 9 e mezzo. Va bene. Però quella del 25esimo mi piaceva tanto. Sia perché è dell'anniversario del 25esimo, sia perché, come vi ho detto, c'è Lance, versione estremista, più Charizard soprattutto, e io sono una bimba di Charizard. Va bene. Questa proprio poteva non far gradare. Sì, si poteva non far gradare, però sì, 4 euro, non me ne importa un cazzo, che, cioè, a me piace, sono un bambino, vabbè, non è che faccio cioè gradare. Charizard, l'altro Charizard del set base. Ce n'avevo due. Anche questo
se ha preso più di due è grassa, perché era, li giocavo nel mazzo in classe senza sleeves. E infatti queste due vabbè, oh, raga, che vi devo dire. Però il primo Zard non si scorda mai. Ecco, questo proprio, questo proprio, guardate lì, mangiato proprio da topi, detto. Però cosa devo fare? Ma sul Facebook è distrutto. Non me ne importa uno, cioè, nel senso, io... Vaffanculo. Però centering 9 è centrata, eh. Cioè, voglio dire. Heracross, delle Neo Genesis, un'altra carta che, alla quale sono molto legato. Heracross Neo Genesis. 4 e mezzo. Ciao Dante, grazie mille del nono. Anche questa. Ma sempre garbato. Ero piccino, era una delle mie carte preferite. Ho voluto far gradare i miei ricordi di infanzia, ragazzi. Alcuni stanno uscendo, tipo Shining Raichu, roba da matti. Ah, e poi l'altra bomba che c'è qui dentro. L'altra, sembra il prof che consiglia di... L'altra bomba che c'è qui dentro è il Charizard giapponese che ho preso a Chiabara. Promo. Che di per sé è costato. Vi ricordate che era prima di andare a Yokohama, vi dissi, ho una missione. Vedremo. Io continuo a pescare, Eccolo qua, lo Shining Charizard tedesco. Anche questo l'ho sbustato in vacanza in Germania con i miei genitori. Vedete? Shining Charizard De. De. Siete pronti? Bellissimo anche questo, eh. Anche questo dovrebbe essere abbastanza mangiato dai topini. Se mi ha preso più di due. Perché era, io c'avevo il mazzo fuoco elettro con i Blaine's Arcanine, i Charizard e Shining Charizard. Cioè un mazzo da bambini. Va bene, va bene. Mi posso accontentare. Sei, io direi che... Heiße Weisse Flamme. Fiamma calda bianca. Direi che... 635 circa. No, non penso valga 600 euro. Non penso. Sì, è una cosa incredibile. In Italia non sbustavo niente. Andavo in Germania, prendevo due pacchetti e trovavo le bombe. Vabbè. Va bene così. Grado 5, grado 6, 600, $700. Poi. Sono ricco e non lo sapevo. Ah, questa è un'altra carta che secondo me è mangiata dai topi. Stiamo prendendo la carrellata delle mangiate dai topi. Amen. Shining Tyranitar. Anno 2002, inglese. Io dico 13 e mezza, ma più o meno 4 e mezzo, infatti. Però, raga, di che parliamo? Cioè, di cosa parliamo? Cioè, carte belle così, io ne ho viste rare, eh. Ne ho viste veramente poco. Al grande c'ho Fragor, ci dà in tempo reale il valore, $202. Fragor, mi devi dare il valore di un paio di carte, queste qua. Andiamo avanti. Yu-Gi-Oh! Blue Eyes White Dragon. Del 25esimo anniversario, quindi non è... È la edizione italiana 2023. Questa è quella che abbiamo sbustato alla Tarl insieme mezza. Ti ricordi che abbiamo trovato nel box? Questa l'abbiamo sbustata proprio letteralmente io e mezza. Nove e mezzo. Mamma mia. Vediamo un po' le specifiche, qui sono curioso. Surface 9 e mezzo, Edge 10, Corners 10, Centering 9 e mezzo.
735 dicono, ma non penso mai nella vita, Fragor, dai. Ma figurati se vale così tanto. Mezza. Dai, non penso. No, questa non penso così tanto. 9 e mezza, volevo dire, sì. Scusami. Ok. Lieutenant Serge Electabuzz. Mezza. Me la puoi togliere la playlist questa, per favore? Grazie. Allora. Ah, peraltro, mi è venuto a mente ora. Lo sapete che forse su iGrading ho il codice? Cioè, pensate un po' voi. Io vi dovrei fare una live per spammarvi il codice, ma lo sapete, forse non lo so neanche. Vabbè, poi ve lo dico, ma intanto non siamo qui a fare promozione, non è una D. È semplicemente voluto approfittare del fatto una live di talk più scialla al ritorno. E poi ero curioso di vederle, cazzo. 5 e mezzo, vabbè, mangiata da topi. Un'altra delle mie carte di infanzia. L'ho detto, giocavo il mazzo poche lette. Però a me le Gin Challenge gasavano, ragazzi. Io stavo male in cazzo, era 10 euro, porta una sega. Però bella. Vado alla fine della regulation, come valuti in Goldengo? Considerazioni finali. Ma secondo me Goldengo è stata anche abbastanza, se ci fate presente, la call di questo fine settimana. Io per domani alle ore 14 su YouTube vi voglio far uscire una Light Dragonite, ragazzi. Vi voglio far uscire una tier list per quanto riguarda gli Uber di Reg G. Mia personale. Allora, questa carta del 2002 delle Neo Destiny Unlimited. 7. Tantissimo. Per essere una di quelle, anche queste, di infanzia di un bambino Pardini. Un onesto 7. Sul face 7, edge 6 e mezzo, corner 8 e mezzo, centering 9 e mezzo. Aspetta, fammi mandare un vocale a Federic, perché questa cosa del... mi ha detto c'ho un codice, ma io... aspetta, Fede, ma io, mi domandano in chat, io ho un codice su iGrading, cioè c'è un codice promozionale, come funziona? Ragazzi, ce n'è ancora una ventina. Tyranitar 2002 Expedition, questa non me la ricordo neanche. Tyranitar dell'Expedition, ah sì, il Tyranitar brutto, come lo chiamo io. Cinque, onesto, anche questa era una mia carta di infanzia. Brutto sarai te. No. Bello invece. Bello assolutamente. È reverso holo? È holo, sì. È holo. Expedition. No, Giorgio, era proprio una merda, non mi sembra, però. Allora, voglio cercare la prima bombetta, così vi tengo un po' su. Allora, manca, eccolo qui, il Charizard promo del 99 preso in Giappone. Questo è un'automobile. Scusate. Mewtwo. Quello 2023 giapponese. Vi faccio scegliere a voi la prossima. Volo. Full art. Chi cazzo è Volo? 2022. Volo.
Cazzo è volo? Ah, Etelo. Lo chiamano volo. Fammi vedere. Ah sì, ok, Etelo. Questo l'abbiamo sbustato insieme. Va bene, 9 e mezzo. Questa mica è il baba da morire. Mi ha ricordato un sacco la nostra run su Legends. Ma quando hai sbustato in live? I mesi scorsi abbiamo fatto tanti sbustamenti, Il Tropical Beach della Top 8, c'è anche quello. C'è anche quello. Ah, e poi c'è un altro Etelo. Ma perché mi garba Etelo e non lo sapevo? Aspetta un po'. Ah, questo vabbè, ok. Potevo anche non farlo gladare, probabilmente. Secondo me ho sbagliato. Vabbè. Due Etelo. Non sapevo di essere un Etelo. Ciao Bresaulone, molto bene. Questa che vi faccio vedere è una bomba, ragazzi. Una bomba recente, ma di questa vorrei sapere veramente il valore. Aerodactyl V Full Art delle Lost Origin. Dieci? Dieci. Centering 9 e mezzo. Questo è bellissimo. Questo l'ho voluta proprio far gradare per la sua bellezza. Questo è veramente bello. Questa è una delle carte, diciamo, degli ultimi anni, secondo me, più belle. È nella top 10 delle carte più belle, secondo me, degli ultimi 3-4 anni. Questa è una mia... Ecco, questo invece è un... Secondo me non vale neanche un cazzo. Però è un ricordo. Questo me l'ha regalato Dan Levinson, un giocatore americano. Quando andai a New York da lui. È Sapporo's Pikachu. È un Pikachu del Pokémon Center di Sapporo. Vediamo un po'. E la Madonna. Questa è molto particolare. Non so, questa potrebbe valere tanto come niente. Ma per me è il valore, diciamo, affettivo del ricordo. Tra l'altro del mondiale di Nashville, perché mi fermai a New York con Francesca da lui per Nashville e mi regalò questa carta. Questa secondo me... Poi 9 e mezzo, ragazzi. Insomma. 113, dice Fragor. Non so, magari sono valutazioni un po' aleatorie, dai. Andiamo a cercare un'altra Yu-Gi-Oh! Per inframmezzare. Pokémon. Ce n'è un'altra Yu-Gi-Oh! Eccola via. Sì, ce n'ho altre due Yu-Gi-Oh! Chaos Emperor Dragon. Enjoy of the End. Mezza. Sbottonati mezza. Boia! Questa l'abbiamo sbustata a mezzo dio, Questa è del 25esimo. Un bel 9 e mezzo. Sbustato io, vado via. Stai zitto. Envoy, che ho detto? Enjoy, sì, vabbè. Mamma mia. E anche questa... C'è della soddisfazione. Bene, bene, bravo. Rayquaza VMAX.
solo draghi, come potete vedere, sia Yu-Gi-Oh! È l'unico non drago, probabilmente che sia Jinzo. Chi fa Raichu. Ah! Va bene. Va bene. Un decinosi. Sì, è Telo. Ma magari è Telo fra le gambe, c'ha un drago, noi lo sappiamo. Pensa mi garbava da morire. Mi garbava un sacco la carta proprio Tamarra, Lezza, così. Tutto 10, Centering 9,5. Questa mi sa che vale tanto tanto, non lo so, non penso. No, no, quelle diciamo pseudo recenti. Non lo so. Allora, questo è un Reshiram del 2011. Questa, ragazzi, secondo me sarà mangiata dai topi. Ma anche questo è un altro ricordo. Questa l'abbiamo aperta post trionfo della top 8 all'Hilton di San Diego, sul letto con Alberto Gini, Matteo Gini, Nicola Gini. Questa l'abbiamo trovata nei box premio del Mondiale 2011. Questa vale anche magari quanto, non lo so. Un bel nome. E invece, tenuta bene, visto? Questa era la top di quel set lì, del set Black and White. Questa non è del 25esimo, eh? Questa è proprio del... Bella live, grazie Lifra. La prima full art Pokémon, dice Faz. Davvero? Lo sapevo. Potete confermare? 9,5, 9, 8,5, 9,5. Questa bella, bella, bella. Cosa c'è? Che mi ha fregato? I corners, gli angoli. Vabbè, però insomma 9, direi che ci possiamo stare, eh. No, me lo ricordo come fosse ieri, ragazzi. Quel letto completamente pieno. Fate conto che avevamo una cosa come 12 box. In valigia non c'entrava, quindi li aprimo. 12 box. Forse qualcosa di più, forse 16. Perché c'era top 8 mio, secondo posto di Matti, top 8 anche di Nicola. E li aprimo tutte. Fate 12, o anche no, 16 per 36. Su questa camera con doppio letto matrimoniale, con letti king dell'Hilton dove fecero i mondiali. E poi ci tuffammo nel letto pieno di bustine. Mi ricordo un metro di capannello di bustine di plastica aperte. Come zio Paperone, ne so. Che ricordi? Ricordi che non torneranno più indietro, ma questo fine settimana dimostra che si può ancora creare nuovi ricordi. Signori, è il momento di un'altra Yugi. Il BLS. Il Black Luster Soldier. Carta alla quale sono stra legato, ovviamente, perché in infanzia era... Io giocavo il Light and Dark. Questa però è del 25esimo. Ciao Nightshade. Si fa sempre per lei il tifo, signor Pardo, non molli. Ma guarda, anche questa l'abbiamo aperta insieme con Mezza. Questa l'ho aperta io, mi sembra. 9. Ma guardate che bellezza. Per me avrebbe potuto prendere anche 2, guarda. Glorioso soldato nero, emissario dell'inizio. E infatti quella gradata più bassa. Ma vai a cagare. Ciao Pneumo, bentornato, grazie mille. Pardo, hai preso il nuovo album di Dragon Ball? Parto, torno. Mi arriva un pacco dalla Panini. Album. Però alla Panini sono arrivati secondi.
io le avevo già comprate. Oh, voglio fare l'album delle figurine come quando ero bambino, ragazzi. Poi quelli che vengono alla TARL ce le scambiamo. Si fanno, ragazzi, si fanno le figurine di Dragon Ball. Vi prego, si fanno le figurine. Lo si spacchetta in live, va bene, dopo spacchettiamo quello. Va bene, ragazzi. Dopo si spacchetta. Questo è il Charizard giapponese. Ah, bella questa. Gli Unknown. Anche questa l'abbiamo spacchettata in live. Unknown. Del Silver Tempest. La full art che a me piaceva tanto. 9 e mezzo. Ho sempre avuto un punto debole per gli Unknown. Ho sempre avuto un punto debole per gli Unknown perché da piccolo guardavo e riguardavo il film, il terzo film dei Pokémon. C'è stato un periodo della mia vita dove ho giocato da solo ai Pokémon, proprio da solo, perché soprattutto nella fase delle medie ero avevo paura di essere deriso e quindi guardavo da solo, e il terzo film dei Pokémon spesso era il mio compagno di giochi mentre magari allenavo i Pokémon, che guardavo il terzo film. Entei 2001 Neo Revolution. Questo, se ha preso più di 2 è greve perché mangiavo da topi. 4 e mezzo, va bene, è andata bene. Guarda, questo era del piccolo Pardini, vedi? Guarda che caso, la non è l'Entei, appunto. Non vi dicevo una bugia, non vi dicevo una bugia. Anche questo in tedesco, sbustato, anche questo laggiù in Germania, in vacanza con me. Buonasera a tutti, ciao Bartlex. Pardo, mi spiace come sia andata sta week. Ma vabbè, a me no, ti dico la verità. Cioè, sì, chiaro, ma... Grazie mille. Oh, Tropical Beach. Allora, ragazzi, le bombe a mano di questa sacchettata sono queste due. Tropical Beach e il Charizard giapponese promo 99. Le teniamo per ultime. Ne abbiamo... Abbiamo quasi finito. Ma quelli che hanno inventato le carte collezionabili, che Girone dell'Inferno hanno, Ah, questa che roba è? Il Mago Nero. Del 2013, in inglese. Questa sarà mangiata dai topi. Questa non è del 25, questa... 6 e mezzo. Sta zitto, sta zitto. Va bene. Bella mezza. I corners ci hanno buttato giù. Un onestissimo 6 e mezzo. Ho mandato il drago, non potevo mandare, no? Ciao Cinzia, tutto bene? Tutto bene. Tutto bene, sono voglioso di subito rimettermi in gioco questo colma. Ash Pikachu. Sun and Moon Black Star promo del 2017. Vediamo un po'. Raga, avete fatto tutti punto esclamativo giveaway sto mese? Sì? Questa è quella del film. 9 e mezzo. Va bene. Quello del film scelgo te. Questo l'ho voluto far gradare perché questo film sono andato a vederlo con mia nipote. Quando era piccina picciò. A 5 anni. Guarda, mi importa una sega, guarda 10 euro. Ma vi ripeto, non grado le carte solo in base a quello che poi possono valere sul mercato forex delle carte. Per me sono ricordi. Per me sono ricordi. 9 e mezzo comunque. Questa è Lugia. 2001, Neo Genesis Unlimited. Ma dove sarà streamato su Colma? Su questo canale, Daniele. Faremo una live qua. Andiamoci sto Lugia. Che questo probabilmente sarà mangiato da topi, ve lo dico. 4 e mezzo, va bene. Va bene. Questa era mia. Proprio mia, ma io non l'ho acquistata poi.
Comunque ci dice Fragor che comunque qualche cosina vale, ma di là. Non vivi una colonia di topi? No, è un modo di dire mangiata da topi, bimbi, è un modo di dire. Fra quanto è Stoccolma? Stoccolma è fra un mese, esattamente un mese, perché è l'11 e 12 di maggio. Ci siamo, raga. Greninja Gold Star 2021. Questa la davano coi box, non mi sembra, mi sembra. Era gli ETB, non mi ricordo. 9 e mezzo. Questa però mi piaceva molto. Mi piaceva veramente molto. Quella del 25esimo. Quindi, signori, l'ho voluta far gradare. Ci stiamo, vado spedito. Perché voglio arrivare alle due bombe a mano. Che saranno veramente bombe a mano. Shiny, sì sì, shiny. Charizard. Set base. Giusto, ne avevo tre. Avevo tre Charizard. Li ho fatti gradare tutti. Siamo? 5. Boh. God. Guardate, hanno preso due. Beh. Beh. Direi che la mia prefe è Pika Sapporo. Quando cosa ha preso questo? Surface 5, 4 e mezzo, centering 9 e mezzo. Ma c'è il centering, ci tira un po' su, bimbi, se no qui. I prezzi dei Charizard non te li metto. No, no, mettimelo, mettimelo, Fragor. Fanno ridere. Si sta per 4. Ah, un'altra mangiata dai topi. Blaine's Arcanine. Questa però è nella top 10 delle mie carte preferite. Questa ci giocavo alle elementari. La mischiavo senza slips. Quindi questa, secondo me, è un 2 scritto. Ciao Unissimo! Grazie mille del 13esimo. Grazie mille, raga. Oggi abbiamo un attimino risalito la china. Grazie veramente. 4 e mezzo? 4 e mezzo, guarda. Va bene. Bene, 4 e mezzo. Va bene. Bene, bene. Bene, 4 e mezzo. Stoccolma si gioca già in Reg G. Sì, assolutamente. Ci siamo, raga. Abbiamo le bombe. 4 e mezzo su 10, amico mio. Mega Sablai e Tyranitar GX 2019. Sei e mezzo. Vabbè, manco a dirvi perché l'ho fatta gradare, vero ragazzi? A me non piace Sablay. Non capisco da dove, da cosa lo deduciate. Ho un brutto. Cioè. No, mi piaceva l'artwork. E queste, ragazzi. Anche questa probabilmente mangiata dai topi, ma questa, guardate, forse di tutto questo bussolo è la carta alla quale voglio più bene di tutte e ora mi commuovo. Misty Stentacruel. Mi regalò al mazzo mia nonna. Che ovviamente non c'è più. Questa si trovava nel mazzo Regime Challenge. Non è neanche questa a dirla tutta, perché poi non so che fine fece, la ricomprai anni dopo. Proprio perché... Ciao Rozzi! 6. Vabbè, ma guarda, per me avrei potuto prendere anche meno 1. Questo me lo ricordo, mi comprò proprio il mazzo mia nonna. Nonna Anna. Mie nonne, insomma, voi sapete, sono il motivo per il quale ho cominciato a giocare a Pokémon, quindi... Ho fatto un bel danno. Mancano due carte. Tenta qui il ricordo di nonna, grado 6, 18, ma secondo me almeno 1000. Sì, sì. Dark Raichu, Team Rocket.
Oh, 2001. Attenzione. Anche questa. Grazie. Rozzi. Grazie. Quasi hype train, raga. Grazie. La prima fuori serie. 5,5. Va bene. Però. Che bello è questo Dark Crash delle Rocket, raga. Che bello è. Prima edizione. La prima fuori serie della storia del TCG. Vediamo un po'. Surface 5 edges, 7 corners, 6,5 centering, 9. Ma al di là del valore, ripeto. Si sta per una e poi ci sono le due bombe, le due bombe proprio da 100 megatoni. Mewtwo. Ah, questo l'ho preso in Giappone. Questo l'ho preso in Giappone perché mi piaceva. Mewtwo giapponese. Nove e mezzo, ragazzi. Nove e mezzo. Quanto è bella questa. Quanto diavolo è bella questa. Ecco, questa è una di quelle carte dove tu ti versi un pochino di porto, un buon liquorino, oppure tappizzi un sigaro e ti metti lì. Sigaro o liquorino in una mano e carta gradata nell'altra e te la guardi. Ah. Ciao Cosimo! Grazie il 43. Hai triggerato il treno, amico mio. Ora però il treno gli va data una botta, perché ora è il momento clou. C'è la carta che in qualche modo, la carta del mio career high, che se avesse preso più di 6 io sarei contento. E poi c'è l'altra carta, diciamo, che più ho anelato, più ho desiderato fino a quest'estate, quando ho avuto la fortuna di poter andare in Giappone. Io non vedo l'ora di tornare in Giappone, ragazzi, perché è un posto magico, a Chiabera poi. Quale volete delle due? Prima Tropical Beach o il Mewtwo? Ma direi prima Mewtwo, dai. Prima Mewtwo. Ma prima fatemi fare anche un po' il mio mestiere, ahimè. Pompiamo questo treno. Cioè, prima Charizard volevo dire, non è un Mewtwo. Charizard, ho detto, l'ho sbagliato. Charizard promo giapponese 1999. Ci siamo? Questo, se dovesse avere una gradazione alta, varrebbe veramente anche tanto. È lui, per farvi capire. Beh, che dite? Ragazzi, per me questa è la carta Pokémon. Per me questa è la carta Pokémon. Ditemi la verità. Mettila a fuoco, stronzo. Guarda qua. Grazie Hilary del 34. Questa in Giappone quanto l'hai pagata? È un po'. Qui Fragor, fammi sapere, perché sono curioso. Questa proprio. Ciao Franzulli, grazie il 17. Fragor è morto. Questa, boh, 9,5 poi. Vabbè, l'ho presa in Giappone recentemente. Fragor è svenuto. Allora, questa non è facile perché un sito
mi dice grade 9,5, 400 in realtà, ma non te ne conto che so soldi. No, sono messo di più. Però vabbè. E qui, ragazzi, c'è il career high, che c'è la carta della top 8 mondiale. Tropical Beach, ho scritto quarter finalist. Questa è la mia top 8 di San Diego. Questo è il risultato, in questa busta c'è un risultato da migliorare. È stata dentro una Sleeves per tanti anni, però non in un album, è stata in una teca, magari, boh, sei inumidita, non lo so. Questa se mi ha presa più di 6. Scopriamolo insieme. Oh, famo livello 2 di sto treno, dai! Tropical Beach. E dai! E dai, 8, direi che va bene, eh. Direi che 8, 9, 7 e mezzo, 9, 9 e mezzo. Quarter finali. Secondo Fragor dice un millimetro. Però senza lo stamp, amico mio. Senza lo stamp della top 8. Non hai avuto paura di mandarle via per gradarle? No, assolutamente. Le ho portate a mano a Federic. Ma ad ogni modo, anche quando fate le spedizioni sono... Ma peraltro non so, magari mi avrà risposto. Forse c'ho il codice, non so. Non ho ancora risposto. Per limonare. Ma che ricco. 8 come le persone che ce l'hanno. Esatto, Rina. Questa... grande live stasera. Scusa, pardon, che non l'hai presa questa? Nel 2011, ma non l'ho presa, me l'hanno regalata. È una di quelle carte che ti regalano quando tu fai un achievement a un torneo. E ora queste le prendo e le levo di casa, ovviamente. $10,000 di carta, può fare il prezzo che vuoi. No, $10,000 non la vendo. Quindi. Con lo stampo staff sta sui 1.500 e quindi la top 8 sta su di più di sicuro. È stato venduto un 8 semifinalist e 1.500 su eBay a gennaio. Più o meno. Ciao mezza. No, le trofee vinte non si vendono, no. Salvo cifre astronomiche. Chi sono io per non aprire l'album delle figurine, cioè. Le figurine di Dragon Ball, cioè, ma chi cazzo è? Però, aspetta, qui fammi vedere quanti ce n'è. Madonna, me l'avessero detto da piccino, ragazzi. Me l'avessero detto da piccino. Madonna, me l'avessero regalato quando ero... E poi c'è quell'odore di figurine. Raga, allora io non so quanti anni abbiate, va bene. Probabilmente avete... come dire... siamo tutti a fa conti, cercare di risparmiare per qualcosa, su un fronte o su un altro.
alle figurine di Dragon Ball. Cioè, io le devo fa. Brava Panini, grazie. Così poi ce le scambiamo. Potremmo fare le figurine e poi ce le scambiamo nel gruppo. O no? Allora, apriamolo senza essere marrani, cortesemente. Peraltro ci sono anche altre figurine qui dentro, godo. Ah, e c'è anche la Limited Edition card. Va bene. Va bene. Calma. Calma. Hai altri pacchetti. Okay. Allora, questo va da Dragon Ball al Super. Con GT anche. Ah, mi ha risposto Fede. Avrò un tuo codice. Quando farai la live, ops. Ho appena fatto... No, non glielo diciamo. Lo diciamo. Avrò un codice, ragazzi. Bene. Non è successo niente, ragazzi. Lo devono attivare. Non lo sapevo neanche. Bravo, Fede. Quindi avremo, quando avrete bisogno di gradare, aspettate, gradate. Questo album appartiene a Francesco Luigi. Ce lo devo scrivere bello grosso. Cioè, guarda, c'è Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT. No, vabbè, pazzesco. No, vabbè, ragazzi. Diverso aspetto di Goku in ogni serie. Si apre. No, vabbè. Anche questo non è un cazzo di placement, ve lo dico. Cioè, me l'hanno regalato. Perché conosco un ragazzo di Panini che ci supporta sempre, appassionato di Pokémon, e ha saputo la saga di Baby. Non facciamo il mega sbustamento, ovviamente. Però, quante sono, te lo dico subito. 176. 180, scusami. L'ultimo è Goku. Il primo è Goku, immagino. No. No, la prima è una sesta a 6. E l'ultimo è 180. Via, apriamo un pacchetto, via. Vediamo se c'è. Le figurine di Dragon Ball, muoio. Allora. Vabbè. Vegetto Super. Goku. Vedete un po' piccole. Sono bellini, ragazzi. Ah, ecco, vedi, questo mi sa che si può... No, questa è la 36. Frieza! Magari non al contrario, eh. No, sono un imperio. Dan, è proprio figo l'album, ragazzi. Cioè, l'album è proprio bello. È quadratino. Ho fatto un bel lavoro. E al tatto... È figo. Dai, lo fate con me, per favore. 5 figurine a pacchetto sono dei maiali. No, ora, poverini. Sì, sono 5 a pacchetto, è vero. Ora, maiali, sono anche 180, non è che... Ma infatti per quello vi dico, abbattiamo i costi, facciamolo insieme. Ragazzi, questa figurina qui, quanto vi fa tornare giovani, devo dire. Eh? Dai. Vaginio. Zeno. Una bolla. Ah, anche nell'album c'era una limited.
io lo farò. Poi, se qualcuno di voi lo fa, che mi scriva nel gruppo Telegram. Ci si scambia doppioni. Io a ottobre mi salverò Goku e Vegeta sul quarto. Sul quarto. Su questa sul polpaccio. Quarto di che? Di minchia. Ah, bella questa. Recupera anche questa. No, Junior cazzutissimo. Ecco, questo è una, secondo me queste sono le prime. No, 89, quindi un cazzo. Li apro altri due pacchetti, poi... Tanto poi ci sarà Francesca che le vuole attaccare lei, tutta precisetti, perché io l'appiccicavo te. Si, chiudo la live e poi mi metto ad attaccarti, ovviamente. Certo. Ecco. Bello, sei madonna, tanto gasi. A me i droidi mi sono sempre garbati. No, doppione subito. Lo scimmio. Ho 10 anni, ragazzi. Cioè, nel senso, c'è problema. La voglio io la squadra Gino doppia. No, non la, no, la squadra Gino doppia la scambierò per altre figurine. Che cazzo. Ciao Aaron, amico mio, come stai? Ho finito a spacchettare l'album di figurine. Io solo questo. Via, l'ultima, eh. Allora, Goku ha preso una tacca pigna da Radish. Oh, bellissima questa. Al Satan contro il maestro Muten. Bellissima questa. Questo è un capolavoro. E questa è un'altra doppiona. Madonna delle rose. Va bene. Ho da sbustare un pancale, ragazzi. Poco prima dell'onda sigillante. Oh, raga, io ve lo dico. Quando uscirà Budokai, noi ce lo giochiamo 10 ore. Aprine un altro. Vabbè. Ce lo giochiamo 10 ore al giorno, eh. Cioè, live proprio a diritto, eh. Mezza, hai fatto bene a farmela aprire. Perché si gode. Vegeta quarto. Poi c'è Petruzziella. Maurone. E poi ci siamo. Mezze Dio. E poi c'è Cosimo. Questo è un pacchetto perfetto, cazzo, non potevamo farla meglio questa gang. Muoio. Benissimo, ragazzi. Povero Cosimo. Questo è bullismo, cioè, mi bannano, hanno ragione. Signori, io guardate quante ne ho ancora da aprire. Guardate, no, ho ancora da aprire. Madonna. Brava Panini. Io vi mando un bacetto. Grazie mille veramente per queste, insomma, bella live insieme. Sono due ore volate a parlare di Ewik, passato, presente, futuro, carte, figurine di Dragon Ball. Cioè, il top. Domani si ricomincia con una forte programmazione, perché avremo appunto da darci duro. E poi più che altro perché Stoccolma è behind the corner. Ci sono tanti appuntamenti. Tanti.
Ciao Kira. Gli azionari non esistono più, amico mio. Purtroppo. Ci vediamo domani alle 14 su YouTube e alle 18 qua, dove io darò subito duro nella nostra ladder Best of 3, che vi ricordo potete giocare come abbonati, dove questo mese, peraltro per il torneino tradizionale, metteremo in palio un box. Quindi qualcosina anche in più. Grazie a Bresaolone, che regala 5 abbonamenti, sei un tesoro. Grazie mille, raga. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. E noi ci vediamo domani. Un bacetto. Ciao, boys. And girls, ovviamente. Anzi, soprattutto le girls. E che cazzo.